Qui abbiamo delle fantastiche Time Zero, a proposito di pellicole scadute, di effetti che fanno. Mi piace molto far incontrare i corpi con le pellicole scadute. Ad esempio lui, che è una persona angelica. Questo? Esatto, lui è una persona angelica. Incredibile. E guarda cosa fa. Questo è assolutamente incredibile. Gli sono spuntate le ali. E benvenuti in questa nuova, diciamo, serie, spero che diventi una serie, in cui vado a intervistare persone, artisti, che lavorano con materiale istantaneo. Nella maggior parte dei casi probabilmente sarà Polaroid, perché ha un po' un bias da questo punto di vista. E oggi, per come prima puntata, ho deciso di parlare con un artista, una persona che ammiro da tanto tempo, non avevo mai contattato prima in qualche modo perché sono piuttosto timido, ma il suo lavoro mi ha sempre colpito tantissimo. Sto parlando di Stefano Questorio, con cui siamo qua a Bologna, in questo bellissimo parco delle... Parco di Villa Spada. Di Villa Spada, ecco, dove ci sono anche tanto una serie di scorci molto belli. E adesso staremo qua e ragioneremo un po' sulla fotografia di Stefano. Posso chiamarti Stefano così? Ci piacerebbe. E vediamo un po' che come Polaroid fa parte, diciamo, del suo processo e fino a che punto è qualcosa di fondamentale, di non fondamentale. Ragioneremo un po' su tutto il suo modo di concepire la fotografia e in particolare in questo caso anche la fotografia istantanea. Quindi la prima domanda, Stefano, che mi viene in mente è ho letto la biografia sul tuo sito e tu hai una formazione comunque artistica subito, fin dall'inizio, quindi non come per esempio me, che ho una formazione un po' umanistica, un po' scientifica e poi mi sono dedicato alla fotografia, comunque all'espressione artistica, però in un ambito un po' diverso dalla fotografia, che è quello della danza. Quindi tu sei un coreografo, giusto? Coreografo e danzatore. E danzatore. Ho danzato per molti anni, adesso mi dedico soprattutto alla coreografia, sì, per una questione anche d'età, sai. E com'è il passaggio da questo tipo di espressione alla fotografia? O se c'è stato un passaggio, se sono sempre andati parallelamente? È una lunga storia, una lunga storia. Allora, senti, io qualche tempo fa a casa dei miei ho trovato un foglietto, cioè delle cose, in mezzo alle mie vecchie cose, in cui c'era questa cosa che era... c'era una specie di acronimo che poi avevo montato in modo grafico qua e là, che era PDM, cioè avevo giocato su questa cosa PDM, MPDM, perché fin da adolescente io avevo una grandissima passione per la pittura, la danza e la musica. Ok. E quindi io un po' così, in quei tempi tra l'altro leggevo molto Nietzsche e quindi Wagner, eccetera, questa idea dell'opera d'arte totale mi affascinava tantissimo, in cui si mescolano, no, tutti quanti i linguaggi artistici, per cui io nel mio delirio di un'impotenza nietzscheano da superuomo mi immaginavo, no, di creare il mio PDM in cui mescolavo pittura, danza e musica. E ero, come dire, cioè, fin da adolescente ho stato molto affascinato dall'arte. Sì. È iniziato un po' con le arti visive, passavo le notti a dipingere, cosa che ha, come dire, abbastanza manomesso la mia carriera scolastica. Okay. Perché non studiavo, di notte dipingevo, la mattina arrivavo a scuola rincoglionito, cioè una roba che infatti mi hanno bocciato un sacco di volte. E vabbè, e quindi la pittura, però mi interessava molto anche la danza. Okay. E allora così prendevo lezioni di danza, eccetera. E inoltre io sono stato fin da adolescente, cioè, il mio incontro con la musica e con l'estetica punk è stato, come dire, essenziale. Allora avevo il mio gruppo punk, ci chiamavamo Umano Troppo Umano, giustamente da Nietzsche. Bellissimo, tra l'altro. Umano Troppo Umano, e allora avevo queste cose qui io. Cioè avevo la pittura, avevo già la danza, la musica, non avevo ancora ben capito cosa scegliere, mi sembrava, cioè, di riuscire bene in tutti e tre, eccetera, non capivo, per cui, come dire, le portavo avanti. E anche la fotografia, che vabbè, però era più, la consideravo una cosa un po' pittorica già. Ok. Sì, cioè lavorare sull'arte visiva, non, cioè il medium non è che mi interessasse molto, era proprio lavorare sull'immagine, no? Poi con le grandissime differenze, però era immagine, non era la musica, non era il corpo, certo. No? Era la vista, era
il fattore visivo. E niente, poi la vita ha deciso per me, quando sono arrivato qui a Bologna, ho sbagliato aula all'università, pensavo di fare una lezione di estetica, mi sono trovato dentro a una lezione di drammaturgia in cui bisognava fare uno spettacolo e mi sono trovato un copione in mano e è iniziata così la passione per il teatro, che poi piano piano si è spostato verso un teatro fisico, che poi piano piano si è spostato verso la danza, okay. E per cui poi è diventata la mia professione. Perché siccome mi riusciva male, e io quando una cosa mi riesce male mi incaponisco, okay. Io non avevo ci riconosco in questo. Non avevo un corpo proprio facile come danzatore. Cioè, poi ho iniziato a 25-26 anni, cioè tardissimissimo. Mm. Per cui mi sono incaponito talmente tanto che alla fine facevo solo quello, capito? E poi ti dirò, la fotografia non è stata molto diversa, insomma. E quindi così, insomma, la vita ha deciso che quella diventasse la mia professione. La musica l'ho lasciata un po' stare, anche se sono un grandissimo appassionato tuttora di musica, eccetera. Ho lasciato il gruppo, eccetera. Negli anni ho fatto anche qualcosa, ma poco. Come cantante, io okay. ero un cantante. Quindi non uno strumento, tu cantavi proprio? Cantavo, poi siccome con il gruppo con cui suonavo, suonavamo di tutto, cioè i trapani, i pneumatici, le lamiere, le cose. Ah, bellissimo. Sì, facciamo un noise. Tipo Sturde de Neubauten. Bravo, era il nostro mito. Ok. Blix, grandissimo. Esatto, difatti, come dire, gli Sturze del Neubauten sono stati, cioè come dire, a proposito proprio di formazione. Come si è pronunciato? Ein Sturze del Neubauten. Ah, bellissimo. Io ho sempre detto Sturze del Neubauten. Visti in concerto ben 4 volte. No, per me loro sono stati non solo importanti dal punto di vista, come dire, estetico, cioè la sì. loro musica, le cose, ma anche dal punto di vista dell'approccio. Tu sai che gli Einsturzende, prima di chiamarsi così, si chiamavano di geniale dilettante. Sì, è vero. I dilettanti geniali, che era un po', come dire, tutta quanta l'etica punk, poi il punk, diciamo, quello colto, no? E questa cosa qui, fin da adolescente, mi ha formato tantissimo. Cioè, tutti i miei approcci all'arte sono stati così. Ok. Cioè, da geniale, non lo so, però da dilettante. Cioè, il minimo della tecnica è il massimo della creatività e dell'urgenza. Per cui tutto, anche nella danza, cioè della serie, io ho iniziato a fare spettacoli di danza che non ero nemmeno danzatore. Io ho imparato in palcoscenico a danzare. Cioè, esattamente il contrario di come okay. si fa. Cioè, impari la tecnica e poi fai. No, io faccio e poi imparo la tecnica mentre. In tutti gli ambiti artistici in cui ho lavorato è stato così. Quindi... E anche nella fotografia, come ti dirò, è successa esattamente la stessa cosa. Quindi, diciamo che l'imprinting, come dire, del do it yourself, del okay. DIY, come lo chiamano, è stato, come dire, uno dei miei approcci all'arte in generale. Poi, che sia musica, che sia danza, che sia arti visive, cioè, questo è stato il mio, come dire, il mio modo. È stata la mia cifra poi anche, tra virgolette, autoriale nelle varie cose. Questo c'è da dire. Non diversamente nella fotografia con la Polaroid. Ho iniziato, come dire, non ho... Sto mentendo spudoratamente, non è vero, perché avevo già un piccolo background di fotografia. Mm-hmm. Cioè, ho iniziato anche lì da adolescente ad appassionarmi. Mio padre era uno che amava molto fotografare in montagna. Sì. Mio padre e mia madre sono due montanari pazzeschi. E hanno fatto una quarantina di 4.000 metri. Cioè, sono veramente due macchine da guerra. Mazza. Sì, sono due eroi della montagna che mi hanno passato questa passione qua. Sono dei grandi appassionati. E mi hanno passato forse anche cosa vuol dire essere appassionati, tra le Bello. Altre cose. Vabbè, e mio padre comunque fotografava e girava per caso questo libro, un libro cioè divulgativo, di questo Edgecombe, sì, il grande libro della fotografia, un librone okay, così. Ok, i classici libroni. Sì, divulgativo, volta. Così, certo. Che però aveva tutta una serie di cose che poi io sfogliavo così, cioè che mi
rendo conto che sono ancora i miei, cioè la texture, le ombre, le luci, la serialità, le regole dei terzi, i punti di fuga, le varie cose, cioè gli strumenti basic così della fotografia, e sfogliavo sto libro e c'erano tutte queste foto, queste cose, per cui immagazzinavo così. E mio padre si è comprato la macchina nuova, mi ha passato la sua, che avevo 13-14 anni, completamente manuale, quindi sì, chiaramente, cioè, facevi quello che dovevi imparare un minimo di rudimento, insomma, per non avere neanche l'esposimetro. Certo. Cioè, zero. La macchina anni 50, bellissima, con l'obiettivo Zeiss, buono, dai. Poi mi sono preso un Olympus e poi piano piano così ho iniziato, però senza così. Poi ho iniziato seriamente quando mi sono spaccato un ginocchio e non potevo danzare, appunto, visto che ci sono tante cose, tanti miei, no, approcci all'arte, ho detto ok, torniamo alla fotografia. E quindi non potevo danzare perché avevo il ginocchio rotto e mi sono fatto la camera oscura. Uh-huh. A casa dei miei mi sono fatto la mia piccola camera oscura e anche lì ho imparato a usare un po', come dire, fare un po' di camera oscura, eccetera, eccetera. Mi sono divertito tantissimo. Passavo anche lì, le giornate, le nottate a stampare. Sì, sì, camera oscura è un... per me è stato un buco nero. Quando l'ho fatta la prima volta, praticamente tutte le sere ero lì chiuso dentro. No, c'è un viaggione incredibile. Sono esperimenti, ma anche un senso di pulizia della testa, perché almeno lì io ero da solo dentro la camera oscura, no? E a parte un po' di musica, lì partivano tutti i pensieri, anche rielaborare le immagini che avevo fatto, rivederle. Secondo me è una cosa molto importante, che in qualche modo ti dà un segno di come puoi usare la fotografia anche in generale, credo. Sì, poi ha questo processo alchemico assolutamente, esatto, magico. Sì. Sei lì che lavori con l'argentique, come dicono, esatto, i francesi. Poi io sono sempre stato veramente scarso da un punto di vista pratico, perché manualmente non sono proprio capace, quindi le stampe che facevo erano pessime, ma era comunque un procedimento anche lì di trial and error, provare a vedere cosa viene, sperimentare cose magari assurde. Poi leggevi in giro il doppio bagno, robe del genere, tutte cose strane che ho provato senza un maestro veramente, però quella cosa lì mi ha dato veramente un boost, anche quello nel dire che la fotografia per me era una cosa importante. Mm-hmm. Non è stato soltanto lo scattare, ma anche il lavorarci sopra. Assolutamente, tutto quello che si porta dietro. E come arrivi però a dire ok, lavoro in fotografia, ma lavoro con materiali istantanei? E lì, allora, lì sono stati un paio di appuntamenti. Il primo appuntamento è stato a casa dei miei nonni, che sono andato a trovare, avevano questa soffitta stupenda, piena di cianfrusaglie, dove ho trovato una vecchia Polaroid. Avevo 16 anni. E niente, ho preso la Polaroid, ho detto, nonna, ma posso usarla? Posso? Dai, mettetevi lì, faccio una foto, magari c'è qualcosa dentro. Ho scattato e c'era pellicola. Uscita. Deve essere stata una Polaroid di mia zia che ha lasciato là. Ed è uscita questa foto. Allora, chiaramente, pellicola scaduta. Mm-hmm. Con quello che poi ho imparato, che si chiamavano fiammature. Ok. Qui c'erano i miei nonni, dolcissimi, che si tenevano a braccetto, e questa fiammatura che passa attraverso di loro. Bellissimo. Cioè, magia pura. Io sono, come dire, innamorato di questa foto, ce l'ho ancora. La prima Polaroid che ho scattato in vita mia, ho avuto 16-17 anni, negli anni 80, così. E quello è stato il mio appuntamento, una fascinazione pazzesca. Poi, dicono che le Polaroid costavano tanto anche allora, non avevo tutti questi soldi a spendere per fare Polaroid, ok? Per cui è rimasta là, dormiente per un po' di anni. E il secondo appuntamento invece è stato recentemente, una decina di anni fa, 8-9 anni fa, in cui dovevo fare un regalo di Natale a mia nipote, e davanti a un negozio ho visto questa cosa, Polaroid, ho detto, ma anche lei è appassionata di fotografia, aveva 20 anni, e ho detto, ma sai, gli regalo una macchina Polaroid. Costava un casino, quindi ho guardato un po' su subito.it e ho trovato una SX70, che non sapevo nemmeno esistesse. L'ho vista, sono andato appuntamento con il tipo, 50 euro, ho detto, boh, ci sta,
bei tempi. Sta 50 euro, si possono fare, dai. L'ho presa, l'ho aperta e lì ho... No, mia nipote si becca un libro a Natale, questa me la tengo io. Bellissimo. E da lì, come dire, è iniziata l'epopea. Iniziata l'epopea che è stata, stesso motivo del mio corpo sfigato come danzatore, le prime foto erano bruttissime, proprio brutte, 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 non riuscivo a tirarci fuori un ragno dal buco. Per cui mi sono incaponito e da lì è diventata una passione incredibile. Per cui ho iniziato a scattare come un matto e poi, vabbè, il resto è storia. Insomma. L'inizio, secondo me, quando si inizia a lavorare con specialmente le Polaroid, con le pellicole moderne, ma le macchine moderne, proprio lo scoglio iniziale è che normalmente vengono fuori cose terribili all'inizio e l'incaponirsi, cioè il dire voglio domare questa esatto, cosa, secondo esatto, me è quello che fa veramente la differenza oggigiorno, sì, sì. Da questo punto di vista. Poi sai, c'è una questione caratteriale, ma anche generazionale. Sì. Cioè... c'è una cosa, a proposito di Alan Marcheselli, che ridevamo molto di questa cosa. Lui, come scusi dire... una cosa, Alan, per chi non lo conoscesse, è uno dei personaggi che con Polaroid ha fatto penso di più in Italia negli ultimi anni e l'ho intervistato due volte, una volta sul mio podcast, metterò poi il link in descrizione, e una volta quando ha presentato il suo libro Anemoni, bellissimo, a cui credo che anche tu avessi collaborato. Sì, ho fatto il backstage e poi ho fatto da assistente al progetto. Esatto, sì. Quindi andate a vedere questi video perché anche lì c'è da imparare parecchio, ecco. Alan è stato, come dire, importante anche agli inizi, così quando io ero totalmente, come dire, ho detto qui bisogna studiare. Allora ho guardato un po', bla bla bla, e ho beccato questo che faceva i seminari vicino a Modena, ho detto beh senti, piglio il trenino e vado là, così vedo un attimo. E così ho conosciuto Alan. Però appunto io sono uno di quelli, e questa è una cosa generazionale, mi ricordo Alan diceva Madonna questi continuano a tampinarmi di domande, di cose, ma che vadano, cioè che si informino, che leggano, che studino, lo so, capito? Cioè sono disabituati generazionalmente, non so una cosa, studio, io non sapevo fotografare, mi faccio un laboratorio, cioè devo capire, devo studiare per fare. Non domandare a Facebook, al gruppo Facebook, mi è venuta male questa foto, qualcuno mi dice perché? Sì, riprova, cioè, capiscilo anche tu. Certo. Tesoro mio, sai quanti centinaia di euro, ma che centinaia, migliaia di euro ho speso per imparare. Cioè, mi arrivi lì con la domandina, no way. Anche perché, cioè, dal punto di vista, cioè, io te lo posso anche dire perché secondo me è venuta male, cioè, la vedo, però tu da quella cosa lì non impari molto, nel senso che poi dopo probabilmente puoi rifare lo stesso errore perché se non hai capito bene, non hai capito bene. C'è un... No, ma qui più di altre cose la pratica individuale fa la differenza. Cioè, anch'io ho fatto seminario con Alan, ho letto, ho studiato, ma poi c'è, cioè, quello che effettivamente ho imparato sbagliando. Esatto. Sbagliando, non deprimendomi, dicendo ok, ho sbagliato perché? Vediamo di capire. Allora prova, riprova, e giù pacchetti, giù pacchetti, giù pacchetti, eccetera. Però ecco sì, come dire, anche lì è stato, come dire, non c'è nulla da fare lì, non c'è scuola, non c'è libro, non c'è la pratica. Poi la Polaroid rispetto alla fotografia, che già macinavo, mi ha posto subito una grandissima difficoltà, che è quella di confrontarsi con un mezzo, come dire, cioè si fa i cavoli suoi, ok? Cioè non hai il manuale in cui puoi stabilire un pochino, no? Tempi, diaframmi, robe, va va. Cioè lei fa quel cavolo che gli pare, che è il suo grande fascino, ma è anche la frustrazione di capire come gestire, certo, come domare la bestia, come dicevamo, no? Una volta che hai domato la bestia, ragazzi, vengono fuori delle cose che nessun tipo di fotografia ti può dare. Cioè, è veramente incredibile, sì. Sono dei gioiellini, cioè hai sta robina in mano che è un gioiellino. Anche il fatto di averlo fisicamente, capito? In mano per me è una cosa fondamentale, cioè se Polaroid fosse
una macchina digitale che fa le stesse cose, diciamo, non avrebbe per me lo stesso identico fascino, ma questo ovviamente è un mio punto di il mio approccio verso le cose, probabilmente. No, ma poi c'è, come dire, questa cosa di essere comunque fisica ha un'aura che è, come dire, unica, cioè questi oggetti fisici hanno un'aura, cioè, sì, capito, poi è pezzo unico. Sì. E poi, e qui viene la grande fascinazione delle fotografie istantanee, delle Polaroid. Come le disse la buona Patti Smith, cioè parti con 10 pellicole dentro, quelle hai. E questo cioè è una pratica frugale, sì, da un lato, ma dall'altro è una pratica anche del pensiero. Cioè prima di scattare ci pensi non una, ma 2, 3, 4, 5, 10 volte. Esatto. È anche una disciplina del non scattare. C'è, che è interessante, cioè non, certo, è solo lo scatto, ma anche il non scatto. Il Tao, non so se conosci questa, sì, okay, sì, 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 dice che anche il non decidere è un'azione. Cioè, il famoso non fare cinese, sì, esatto, sì, no, è quello. È una disciplina importantissima quella di capire quando non fare, quando non scattare. Esatto. Anche perché poi io sono, come dire, è difficilissimo per me non fare, perché sono una bestia, sono un focoso, per cui ho 8 pellicole. Eh sì, quello capita anche a me. Recentemente ho deciso di dedicarmi esclusivamente a Polaroid per quanto riguarda la mia fotografia, diciamo di fotografia pensata, quindi se vado in giro a fare una gita, magari anche, però in generale posso usare il cellulare per fare i selfie con mia moglie, eccetera. Però quando voglio fare una fotografia nella quale metto un minimo di cognizione, allora ho deciso di utilizzare solo Polaroid, e recentemente ho fatto questo set su un progetto che voglio portare avanti, e ci ho messo 3 settimane per preparare il progetto, il set, chiamare la persona, trovare lo studio, trovare tutto quanto, poi in 1/4 d'ora io ho finito. Certo, certo. Sì, è una pratica del pensiero, no? È una cosa molto bella questa, la preparazione, la cosa, è un altro approccio alle cose, ecco. Quello che mi affascina della Polaroid è stato anche questo, cioè che mi ha, come dire, forzato a pensare, a decidere. Certo. Ecco, lì non c'è camera oscura, non croppi, non fai nulla, no. Non c'è post produzione, non c'è editing, non c'è niente. Quella poi un po' manipolarla in qualche modo, si può giocarci un po'. Non amo molto le manipolazioni io. L'ho sperimentato, l'ho fatto, l'ho frequentato, ma poi alla fine a me piace lo scatto. Cioè a me piace lo scatto. Sì. Non, cioè, ho pasticciato, ho fatto, brigato, ho dipinto, ho cose, ma a me quello che piace è la maestria dello scatto. Poi mi sembra giustissimo. Cioè, io vado giù di testa quando vedo uno che fa lo scatto, che ha beccato esattamente quel momento lì, quella luce lì, quella composizione lì, quei colori lì, quella cosa lì, l'ha beccata e pam! Ed è perfetta. Certo. Non tocchi più niente. Cioè, io adoro queste cose. Top. E tra l'altro una cosa, adesso, andando al di là della parte, diciamo, pratica del mezzo, Polaroid, eccetera, io ho voluto parlare con Stefano perché dal mio punto di vista è veramente un grande artista. Cioè, io trovo le sue immagini veramente straordinarie. E voglio dirti un po' qual è la tua visione da un punto di vista proprio, come ti approcci all'immagine che vuoi scattare, come la pensi? Perché io ci ho ritrovato dei riferimenti che poi magari vediamo, però prima di essere influenzato, che mm-hmm. Volevo sapere un po' come tu ti approcci proprio a dire ok, adesso faccio questa serie o questa singola foto o un progetto di lunga durata, come lavori? Mm. Allora, non è che ce ne sia un univoco, vari modi di affrontare la questione. Allora, alcuni sono dei progetti che io quando vado a dormire chiudo gli occhi e vedo. Mm-hmm. Allora piglio il mio blocchetto, ecco, e scrivo e dico questa cosa qui, oppure in treno.
Io viaggio moltissimo e il treno è una zona di visione. Io le vedo e poi dico, devo fare questa cosa qui. Può essere un concetto, può essere un soggetto, può essere uno storytelling, può essere varie cose, ma nasce dal pensiero. Sì. Dal pensiero e anche dalla visione. Io la vedo già e devo farla esattamente come l'ho vista. E questo è un modo. Altre volte nasce da quella cosa che dicevo prima, dalla fotta di fotografare. Devo fare quello. E io non so cosa faccio. Ah, vado lì, poi faccio in mezzo agli scatti, ce n'è uno che ha qualcosa, che è un piccolo filo rosso, che dico, ah, interessante. E se fosse che, e quella è la più, come dire, la più dispendiosa, perché prima di arrivare a capire cosa vuoi fare, scatti parecchie foto, poi inquadri e quella cosa lì la capisci. Ho questo doppio binario, cioè alcune cose le trovo e altre invece le cerco. Ok. Sono due approcci diversi. E il fatto che tu passi dal fotografare persone, nudi, astratti, poi fai fiori anche, ci sono degli oggetti, è proprio una tua, diciamo, libertà mentale di fotografare tutto quello che vuoi, o dici adesso oggi per un certo periodo ti sei dedicato a un genere e per altri periodi ad un altro genere? Va tutto assieme, da sempre, da sempre. Questo è particolare, cioè l'eclettismo è bello, a me risulterebbe un po' difficile perché io sono più del tipo, sono focalizzato su una cosa, allora per un tot vado in hyperfocus su una cosa specifica e devo fare solo quello per un bel pezzo. E invece si nota questa cosa, però a me piace molto come tu accosti queste immagini. Dal mio punto di vista, anche solo vedendo il sito, ma vedendo anche per esempio il progetto che hai fatto, Pop Quarantine, quello lì a me ha ricordato, e forse c'è un riferimento, qui vediamo se ho capito bene come hai ragionato. Potrei dire la più grossa stronzata e adesso Stefano mi tira un pugno. Però c'è la prima foto in cui c'è, penso che fossi tu, su una sedia, sulla quale ci sono una serie di libri. Ok? E questi libri sono, per esempio, mi ricordo Mapplethorpe, Duane Michals, o Duane Michals, non so mai come si dice, Ren Hung e altri autori, e anche dei libri di tecnica e di, diciamo, più di divulgazione fotografica, e l'ho interpretata come fosse un viaggio che parte da un punto di vista fotografico, come potrebbe essere per la scienza, sul Standing on the Shoulder of Giants, cioè una cosa del genere. Quindi quelli sono i tuoi riferimenti, e poi dopo hai sviluppato questa serie in una maniera in cui, che è veramente bella, andate a vedere, metto il link in descrizione, poi c'è anche il libro, non so se ci sono ancora copie a disposizione, no? Lo ristamperò. Comunque andate a vederlo sul sito, perché è bellissimo, secondo me, cercare di capire. Adesso magari chiedo come l'hai impaginato, come hai creato la successione, visto che, da come hai detto, tu scatti delle cose e poi trovi la foto che sta bene da qualche parte e allora la prendi e la utilizzi. Certo. Come l'hai... No, come hai detto tu, cioè esattamente l'hai beccata in pieno. Beh, era abbastanza chiaro, insomma, che era stare sulle spalle del gigante lì, no? Quarantena. Non sapevo che cavolo fare, cioè mi sono trovato a casa dei miei, dove non è che ci sto molto, e mi sono trovato tutti i libri che mi hanno formato, no? Da adolescente in poi, cioè tutti i libri di fotografia, cioè, mi sono messo a sfogliarli qua e là, ed è nata questa cosa un po' sciocchina così, mi sono fatto una foto in mutande sopra i libri così, la mia quarantena è questo, io che sfoglio i libri. Poi è nata questa cosa, ho detto, ma se facessi una cosa tipo dei tributi a loro, per cui la prima foto è quella iconica di Mapplethorpe con la macchina fotografica davanti al pisello, però io ci avevo la Polaroid, cioè, bellissimo. Era un po' un'ironia, però la citazione era chiarissima. Poi da lì si è passata Andy Warhol, l'ho fatto me con una banana in mano citando i Velvet Underground, poi c'era... E ogni foto poi piano piano ho detto, ma sì, facciamo i sei tributi, ed era
I wish I was, mi sarebbe piaciuto essere, no, okay. I wish I was Andy Warhol, e oggi Andy Warhol. I wish I was Robert Mapplethorpe, ed è il giorno di Mapplethorpe. I wish I was Peter Hoosier, ed è il giorno. Così piano piano, ta ta ta. Il caso ha voluto che alcuni scatti fossero un po' difficili da fare, per cui ho chiamato mia nipote che sta sotto, che è una ragazza di 20 anni, di una bellezza rara, e ti ho detto, senti Andrea, dammi una mano un attimo che non riesco a fare sta foto. Lei ha occhio, è una che ha studiato grafica, e quindi ha occhio, è brava a fare le foto, anche se non gli regalai la Polaroid allora. Ah, è lei che è lei. Cui non hai regalato la Polaroid. E mi ho detto, dammi una mano un attimo, così piano piano è iniziata questa cosa che alcune foto le ho fatte anche a lei. E poi lei fotografava me, poi abbiamo iniziato a fare foto insieme. E praticamente il progetto da I wish I was, cioè il desiderio di essere qualcuno, piano piano si è trasformato in qualcos'altro, ed era un desiderio nel senso più ampio del termine, che era il desiderio che, come dire, ognuno di noi si confrontava con dei desideri molto profondi in quarantena, che erano molto basilari. Certo. Cioè vorrei abbracciare qualcuno, vorrei respirare, vorrei uscire, camminare, vorrei correre, vorrei saltare, vorrei... Per cui piano piano il desiderio di essere uno dei miei maestri era diventato il desiderio nel senso più ampio del termine. È un progetto sul desiderio fondamentalmente quello. Molto bello. E anche lì, come dicevamo prima, non è che l'ho deciso prima, l'ho trovato. È partito da una foto, questa foto mi ha portato, e poi lì si è aperto, come dire, un ventaglio di possibilità e di cose, e questa collaborazione con mio nipote molto buffa, molto divertente, che ci ha aiutato tantissimo in quarantena a passare sta roba. Certo. E poi niente, via via che si procedeva, mi ha detto, senti, qui non è un gioco, facciamone un libro. Certo. Anche perché comunque la questione era, la mattina decidiamo cosa fare, il pomeriggio shooting e la sera postiamo su Instagram la foto del giorno. Ah, era diventato un appuntamento, e piano piano praticamente le persone cominciavano a seguire, avevano capito questa cosa. E molti mi scrivevano e mi dicevano, grazie Stefano, cioè tu non sai, ma mi stai aiutando tantissimo con questa cosa che stai facendo. Vedere come hai trasformato questa cosa qui, che è, come dire, molto pesante per tutti noi, in un atto di creativo, sì. È una boccata d'aria, cioè una lezione importantissima per noi, cioè di non vittimizzarci e di fare il salto e dire, ah, è così. Ok. Creiamo nel meglio, cerchiamo di farci qualcosa. Trasformiamo questa cosa, no? Un'alchimia anche qui sarà possibile in qualche modo, no? Io caratterialmente sono fatto così, quindi, ah, mi rompo il ginocchio, ok, camera oscura. Ah, c'è la pandemia, ok, faccio un libro. Cioè, sono caratterialmente così, però immagino che questa cosa qui invece per altri non sia automatica, e quindi, come dire, è stata un'esperienza molto molto bella anche dal punto di vista, come dire, umano e del ritorno. Per cui poi ho deciso di farne un libro anche per questo, per diffonderlo anche più. E la maggior parte delle persone che me l'hanno comperato, è stato molto dolce come cosa, ne ho fatte 100 copie in prima tiratura, e almeno 80 sono andate a tutte le persone che mi seguivano, che dicevano, guarda, le conosco già, ma le compro solo per ringraziarti. Sì, sì. È stata una cosa molto bella. Bellissimo. Molto bella. Cioè, umanamente molto, molto particolare, insomma. E un'altra caratteristica della tua fotografia è che ho notato, per esempio, quello che capita a me quando utilizzo strumenti tipo Polaroid, è che delle volte capita, che so, il pacco che può avere un difetto, qualcosa che non ha funzionato bene, un errore che ho fatto io, qualcosa che non... E io tendo quella a non utilizzarlo, comunque farne... Lo so dove mi vuoi lì, portare, ho lo una so. Serie di scatoloni pieni di foto sbagliate e dico un giorno ci guarderò e poi non ci guardo mai, mentre invece tu le usi. Per esempio, mi è piaciuta tantissimo una dove è un po' il caso, però cioè... Il fatto che tu l'abbia tenuta mi ha molto colpito, in cui c'è questa Polaroid, probabilmente era scaduta, che quindi l'emulsione non si è spalmata correttamente, ma il ritratto era perfettamente all'interno di una di queste onde, no? Quindi anche l'utilizzo di cose sbagliate all'interno comunque di una narrazione della tua serie
come la Polaroid scaduta, mi stai dicendo questo, sì. È una cosa che insomma mi ha reso, come dire, famoso, tra virgolette. Cioè la gente è rimasta molto affascinata da questa cosa qui, eccetera. Allora, oltre al punk e ai geniali dilettanti tedeschi, io per un po' di tempo ho praticamente, d'estate, andavo in questo casolare nelle Marche, dove c'è un amico che ha un laboratorio di ceramica. E nello specifico lui fa ceramica raku. Sì. Il raku funziona così, cioè tu puoi stabilire il pezzo, ma poi, cioè nella seconda cottura, quando tu hai messo tutte le tue cristalline, tutte le cose, nella seconda cottura l'intervento del caso è altissimo. Certo. Non saprai mai cosa ti viene, che pezzo. E c'è questo rito che si fa in comune, in cui si pulisce dalla segatura bruciata le cose e vedi il pezzo. Cosa viene fuori? Ed è ogni volta una magia. Questo stupore di fronte all'intervento del caso, io l'ho frequentato parecchio. Inoltre nella danza ho molto lavorato anche sull'improvvisazione, che non è molto diverso. Cioè, come dire, questa cosa un po' dell'intervento del caso, ciò che chiamiamo caso. Certo. Perché non conosciamo le regole divine. Mi piace pensarla così. Però è una cosa che a me affascina tantissimo. Cioè la scoperta è anche un atto di umiltà, se vuoi. Cioè il non voler controllare per forza. Ti dico, io ho una produzione che è super controllata e finché non faccio esattamente ciò che ho visto, ok. Però mi piace molto anche l'altra, in cui mi lascio andare e vengono delle cose che sono giustissime. Vengono delle cose che non avevo immaginato, ma che sono perfettamente... Cioè, sanno molto più di me, cioè mi insegnano, ok? Mi insegnano ciò che avrei potuto dire, ma sono ignorante e non ce l'avrei mai fatta. Allora c'è questo intervento divino che mi piace pensare. Le chiamo le foto scattate dagli dei. Bello. Tutta la mia produzione, come dire, di pellicole scadute le chiamo così. Le foto scattate dagli dei, perché sono loro. Cioè io riesco a stabilire, come con la ceramica raku, un pochino la direzione. Non è completamente il caso. Ma poi effettivamente che... appunto l'emulsione, ritagli un viso qui o che faccia entrare l'occhio oppure no, questo non posso decidere. Però tu sai più o meno che quella pellicola potrebbe avere quel tipo di difetto. Ormai le conosco bene. Le annusi. Le conosco troppo bene, per cui lo stupore è diminuito nel tempo, le conosco molto 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 bene. Posso farti una domanda invece prettamente pratica, che è una domanda che voglio fare, diciamo, in tutta questa serie, perché ho notato che molti hanno approcci diversi alla questa cosa qua. È come tieni le foto? Dove, cioè, come le conservi? Ok, dentro una cartelletta. Ah, ok. Perfetto. Quindi non tiri via il serbatoio, queste cose qua? Ma alcune sì, altre no, dipende insomma. Tanto io sto ammirando dagli originali, sono in estasi. Queste sono delle Fade to Black. Ok. Sai cosa sono le Fade to Black? Una delle pellicole più filosofiche che erano esistono. Le prime... No. Le Fade to Black sono Time Zero. Che hanno prodotto nel 2008-2009, che avevano questa strana particolarità, molto filosofica e molto bizzarra. Tu scattavi, si sviluppavano in un minuto e mezzo, poi dal momento in cui erano sviluppate, piano piano cominciava un processo di annerimento che le faceva scomparire completamente. Sì, infatti mi ricordo che c'era questa cosa ed è una... ho fatto un video inizialmente sul mio canale, ormai 4 anni fa, in cui dicevo che avevo provato, tra i primi credo tra l'altro, le Impossible quando avevo iniziato, e la cosa che mi dava più sui nervi in assoluto era questa, cioè che scattavo e dopo un po' le foto sparivano, no? E invece tu ci hai fatto i conti, cioè... Fade to Black sparivano completamente, diventavano nere.
cioè non c'era modo. L'unico modo è quello, dopo lo sviluppo, di aprire dietro, separare positivo e negativo, farle asciugare e poi farle combaciare, per cui non sono nere per quello. Bellissimo. Sì, comunque le conservo così, cioè io prendo dei foglietti 200 grammi neri, siccome spesso faccio delle serie oppure dei storytelling, eccetera, eccetera, io ho bisogno di vederle. Certo. E poi li metto dentro, questa è una cartellina, però di solito uso dei faldoni. A mese. Per mese quindi le dividi, non per serie? No, ok, per mese. Io ho, come dire, un armadio che dall'inizio vai per anni. Quindi per esempio, supponiamo, tu avrai, poi farò delle immagini più ravvicinate così potete, le metto in sovraimpressione così capite cosa sto dicendo. Tu hai un faldone dove magari c'è dentro questo foglio e un faldone dove c'è dentro questo. E non ti capita di separarli e rimischiarli? Come ho fatto ora, sì. Ok. Poi il casino è, difatti, è una cosa che mi devo sempre ricordarmi, ci devo scrivere dietro il mese e l'anno, perché poi devo risalire. Esatto, come fai a ricordarti? Sai come faccio a ricordare? Cioè, è qui. Praticamente io quando scannerizzo le foto me le salva per mese e anno. Giusto. Per cui io vado a vedere quando l'ho scattata questa e allora vedo gennaio, no, le scansioni personali, gennaio, non è febbraio, devo andare in cerca nel computer e poi piano piano le... Bello. No, alcuni progetti trasversali che attraversano, li ho messi in faldone, alcuni sì. Okay. Tipo, c'ho tutta l'epopea delle avventure di Mr. Q. Sì. Che sono quelle in cui utilizzavo l'ago e il filo con questo personaggino che mi ha reinventato, con le ali, l'ombrellino che girava nelle varie situazioni. Quella è uno storytelling trasversale che sto portando avanti dal 2018. Intanto Mr. Curry ritorna, bussa, dice, ci sono anch'io, allora, ok, che vuoi? Ma non sei tu Mr. Q? È il mio alter ego. Ok, perché per esempio una delle domande che mi ero segnato da fare, perché per me è affascinante, perché io non riesco in alcun modo ad approcciare l'autoritratto, sì. Ma sai, l'autoritratto nasce... Io lo trovo molto molto affascinante, proprio perché personalmente ho una forma di ripudio della mia immagine, no? Non mi ci trovo, sto parlando con una psicologa, intanto questo può consolarvi. Però ecco, invece vedo persone come te che lo usano molto... molto bene, cioè trovo che gli autoritratti che ti fai tu sono veramente liberi, belli. Allora, sono stato danzatore per 20 anni. Certo. Ho utilizzato il mio corpo sia come strumento mio, sia come strumento per gli altri, per coreografi, registi, eccetera. Quindi sai, ho un approccio col mio corpo molto, molto strumentale. Cioè riesco ad avere una distanza e usarlo come oggetto. Ok. Quindi è stato naturale scivolare dentro a quella cosa lì, cioè del se mi viene un'idea, la persona che ho più vicino nei paraggi sono io. Più vicino di così? Capito? Si può. Quindi così, poi mettici una dose di narcisismo, esibizionismo abbastanza spiccata, no, dai scherzo, e soprattutto una questione di praticità. Cioè, è bellissimo non dover fare i conti con qualcuno. Ecco, questo è interessante. Cioè, perché io non dovergli chiedere, capito? Non dovergli chiedere, ma posso? Ma ti dispiace se... Ma posso pubblicarla? Ma mi firmi la liberatoria? Ma ti fai gli autoritratti e decidi tu, non devi chiedere a nessuno. Ti dai il tempo di... Cioè, non ho il tempo dello shooting. Se non riesce, ci riprovo domani, ok? Adesso non c'ho più voglia. Certo. Cioè, è una libertà che... Ma l'ho scoperto dopo, quando ho iniziato a fotografare altri, che ho detto, mamma che fatica, aiuto, devo avere a che fare con la psicologia delle persone, sì, con i loro tempi, con i loro gusti, perché cioè, magari la cosa piace a me, non a te, e poi pubblicarla o comunque renderla di dominio pubblico diventa problematico. Oppure quello che non ti piace adesso, fra un anno non ti piace più e non vuoi più che lo pubblichi, cioè c'è tutto un barabam cui... Sai, l'autoritratto, mi sono reso conto dopo, cioè è una cosa che ti dà una grande libertà, questo.
ma per me è stato soprattutto una cosa di praticità. Praticità, ecco, questo è un aspetto che non avevo considerato, sì. Perché di solito uno pensa l'autoritratto è introspezione, rivedersi. No. È proprio praticità, ti viene un'idea, dici, ah cacchio, ah ok, monti la macchina, papà, poi è una schifezza. Oppure tatatà, ah, si può fare. Mi piace questo approccio di dire, oh, questa cosa la faccio. Io non ce l'ho questa. Ho qui una cosa che, ad esempio, ero appena uscito dall'ospedale per una ipatite pazzesca, non riuscivo a fare un cavolo, e una sera mi sono messo lì a giocare, ho detto, ma facciamo un attimo una prova di light painting, che non l'ho mai fatto. Dai, proviamo a giocare un attimo con il light painting e vediamo cosa ne esce. E è venuta fuori una serie, ero io in casa, e sai come ho fatto questo light painting? Praticamente con il cellulare, al buio pesto, sì. Col cellulare, la luce, io praticamente mi disegnavo così. Ah. Quindi anche qui il danzatore fa tanta roba, perché mi rendo conto, qualcuno dice, del come gesto. Fai? Non solo del gesto, ma anche rimanere immobile finché passa la luce. Poi la luce non c'è più, quindi posso abbassare il braccio, prenderlo di qua, proseguire di là. Andare. Sì. E poi per ritornare alla testa come faccio? Aia, allora facevo così, allora il bacio poteva andare, mi tiravo su. Quindi mi autodisegnavo. E anche lì, cioè della serie La notte, sei da solo, queste che l'ho fai? Viste sul sito. E sono queste qui. Meraviglia. Queste qui sono nate dal ero io in casa di notte e ho creato questa cosa qui. Che poi ha avuto molto successo, è diventata anche locandina per una mostra. Per... Assumono forme quasi espressionistiche, non so come dire. Sì, un po' Bacon, un po'... Esatto, Francis Bacon, bravo, sì. Sì. Mentre in altre foto tue ho visto, per esempio, quelle che credo fossero dei lift dell'emulsione. Il titolo del progetto mi sembra... non mi ricordo più, vabbè, ce ne sono alcune, sì. Ce ne sono alcune che mi ricordano un po' Scile come posizione dei corpi e come resa. Queste effettivamente ricordano Bacon, però per esempio tu volevi ottenere un risultato del genere, sempre metterò in sovrimpressione questo, cioè avevi già in mente quello che sarebbe uscito, era un esperimento? No, questi sono, come dire, i risultati. Ok, di una serie che non è, ok. Spettacolare. Comunque. Per arrivare qui ne ho scattate. Ho trovato da Euronics queste pellicole che svendevano perché non le comprava nessuno. Queste perché qui sono con, un po'. No, queste qui con il frame azzurrino. Ah, esatto. Stavo cercando di capire se era l'ombra. No, o... no, erano fatte così, sai che loro fanno queste produzioni così. E ne avevano un po' di pacchetti svenduti, per cui ne ho compresi 4-5 pacchetti. Per arrivare a queste cose qui li ho fatti fuori tutti. Cioè di foto decenti spettacolo. Sono 6. Però ne avrò scattate una trentina, penso. Cioè, prima ho capito un attimo, cioè c'era una serie di cose da gestire qui, cioè quanto dura la luce, sì. A che distanza dal corpo. Cioè c'era un po' di cose da capire, ci ho messo un po' a capire, poi una volta che l'ho capito ho detto ok, va bene. Allora lavoriamo, ho subito intravisto un pochino le cifre baconiana e ho detto ok, andiamo su quella zona là, e ho passato la notte praticamente così. Bellissimo. Però ecco, non era una cosa, è iniziato come un gioco, quello che ti dicevo prima, perché a volte le cose le trovi, no? È iniziato come un gioco, proviamo light painting, va, boh, così. E poi quando ho visto la foto era brutta, era indecente, però qui c'è qualcosa da esplorare che può andare in quella direzione, vai, macina, con lo studio. Torniamo allo studio iniziale. Esatto. E lì, e poi il risultato è, come dire, una serie di step che ti hanno portato a trovare quello che piano piano individuavi. Mentre appunto le storie di Mr. Q, le avventure di Mr. Q, no, sono esattamente il contrario. Mr. Q è l'idea, tu devi prendere un cammello, un ago e, hai capito, è una mano, e devi unirle con un filo, perché okay. Deve essere quello. Quello. Non c'è verso. Queste due anime tue di cui abbiamo parlato che effettivamente sì. Si manifestano. Cioè una deve essere di una precisione ferrea e devi essere, come dire, molto molto consapevole e capace,
e l'altra invece che piano piano è una scoperta, e tutti e due i mondi a me piacciono molto. Un'ultima cosa che volevo aggiungere, a cui non ho risposto, ti avevo introdotto, ma qui ci tengo, come dire, che riguarda i soggetti. Ok. Tu avevi giustamente individuato, cioè anche un certo eclettismo dei soggetti. Guarda, cioè ultimamente adesso sto preparando una mostra che ho dovuto confrontarmi con questa cosa qua ed è stato chiaro finalmente. Cioè, per me le Polaroid sono come delle preghiere, poi fondamentalmente. Mm-hmm. Sono delle preghiere di ringraziamento, delle celebrazioni. Cioè, sono come dire, non sai, c'è queste cose, l'ho letto tempo fa, c'è chi prega per chiedere e chi prega per ringraziare. Mm-hmm. Ecco, per me sono delle preghiere di ringraziamento, cioè il ringraziamento della bellezza, ma in tutte le sue forme, il ringraziamento della vita, in tutte le sue forme. E cioè può essere un fiore, può essere un corpo nudo, può essere un oggetto, può essere un paesaggio, può essere, però è proprio la celebrazione della bellezza. Tratto bellezza non in senso estetico, no, certo, ma bellezza anche della bruttezza qualche volta, dell'essere, cioè è una celebrazione della vita in tutte le sue forme. Per cui secondo me è per quello anche che cioè, c'è così tanto. Ma se le guardi poi l'approccio è sempre lo stesso ed è proprio una specie di stupore e dimostrare la bellezza delle cose senza come dire, senza veli e senza tabù. Certo. Appunto, ritornando all'etica estetica punk, come avrai visto, io qualche volta faccio anche delle foto che cercano di rompere dei tabù. Certo. Non sono sempre foto balsamiche o accattivanti, sì, qualche volta sì, ma anche no, qualche volta sono molto duro. Certo. Anche, come dire, c'è una produzione molto erotica, spinta, molte delle quali non mostro perché sarebbe... A parte che mi hanno già cancellato 4 profili Instagram e non è il caso. Sì, ma a parte poi, cioè, non mi interessa neanche dare impasto se non in situazioni protette. Cioè, potrei essere frainteso e non mi va. Cioè, se Mappletop avesse buttato le sue cose così, non sarebbe stato frainteso anche lui probabilmente. Hanno bisogno di un contesto, come dire, dove essere lette come tali. Però ritornando a Mappletop, io lo cito sempre. Grande lezione di Mappletop per me è stata quella che lui fotografava i cazzi come fossero fiori e i fiori come fossero cazzi. Sì. Questa è la mia visione della questione. Non c'è nessuna differenza. Non c'è assolutamente nessuna differenza. Poi se avete dei problemi, sono cavoli vostri. Giusto. Io non c'entro. Vi mostro il vostro problema. Ho fatto un video su Renang, che tra l'altro è uno di quelli che c'erano sulla sedia, in cui parlo dal mio punto di vista, ovviamente, della sua produzione, no? Ed è proprio, secondo me c'è anche in lui questa cosa, io sto facendo questo, sì. E se questa cosa vi dà fastidio, è un problema vostro. Un problema vostro, ma è anche molto interessante, io mi diverto molto perché sono molto provocatorio. Mi diverte molto, come dire, anche sbattere in faccia la tua mancanza di libertà. Giusto. E, senza cattiveria, né? Così, però poi quando mi viene chiesto dici, è un problema tuo, è un problema di tua mancanza di libertà, non mia. Come dire, ritorniamo alla preghiera, la vita è molto, molto, molto più complessa dei nostri piccoli sistemi di pensiero, delle nostre etiche ristrette. Spesso nel fango e anche nella pornografia io trovo cose interessanti, anche a parte sociologicamente interessanti. Certo. Cioè, perché, come, dove, cioè, ci sono tutta una serie di domande e risposte interessanti di trovare anche là. È stato anche frutto di studi, di saggi, di robe, non sono certo l'unico a dirlo. Però dico, cioè, anche questo allargamento del sistema pensiero e del sistema del fotografabile, e soprattutto anche del non utilizzare la fotografia e l'arte semplicemente come consolazione, ma anche come pensiero, come possibilità di rompere, di allargare i limiti del visibile, del pensabile, del fruibile,
che non sia solamente... Come strumento proprio... Sì, che non sia solo la carezzina, hai capito? Guarda, ti faccio la fotografia carina, così ti accarezzo. Sì, però, diciamoci chiaramente, sono foto che domani te le sei già dimenticate. È uno zuccherino e sono glucosio, capito? Ti arriva lo zuccherino, buono, e poi ne hai bisogno di altro, ma dimentichi, non rimane impresso niente, C'è gente che grazie al cielo il mio ego si ringalluzzisce, mi dice Stefano, io mi ricordo quella foto che hai pubblicato 3 anni fa, c'è una cosa bellissima, certo, cioè, questo mi piace, cioè, quando non sei nel mare magno, ma si ricordano perfettamente la foto, magari anche di una foto specifica, sì. La foto là che hai fatto era così, così, se la ricordano, me la spiegano, me la descrivono, la leggono a loro modo, è il loro modo ed è giustissimo, cioè non ho, come dire, il copyright sul senso delle mie foto, non ce l'ho. Ma quello nessuno, direi. C'è qualcuno che pensa di averlo, io, anzi, più mi insegnano cosa sto fotografando e più io sono contento che siano dei campi di significato, che abbiano, come dire, dei margini che continuano, no? Che sono mobili, fluidi, che si adattano agli sguardi altrui, alle loro storie, alle loro... Questo mi piace tantissimo. Cioè, cerco di far così. Quando vedo un senso univoco, c'è qualcosa che non va. Sei stato banale, sei stato, come dire, un po' facilotto, dai. Poi hai 3.000 follower che ti mettono il like quando gli dai le cose facili. Certo. Però it's not my cup of tea. Bellissimo. It's not my cup of tea. Veramente ti ringrazio tantissimo. No, grazie a te di questa chiacchierata. Ancora una volta dico grazie Stefano di aver partecipato a scatola chiusa a questo esperimento di chiacchierate su Polaroid, ma avete visto sulla filosofia, sull'arte e su tante altre cose che credo saranno molto interessanti. E vedremo dove ci porterà il futuro, chi altro troveremo sulla nostra strada. Vi invito, se vi va, a commentare e dire che cosa ne pensate di quanto abbiamo discusso oggi, e vi do un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!